Hi everybody, today we'll talk about the contract between Leonardo and Rheinmetall for the procurement of the next Italian IFV and MBT. After the sinking of the negotiation between Leonardo and KNDS for the Leopard 2A8, Leonardo struck a deal with Rheinmetall for the procurement of the new Italian IFV and MBT. The choice fell on the KF-51 Panther as MBT, even if the tank is not fully yet developed and not ready for production. It is still unknown which version of the KF-51 will be chosen between the base and the one with remotely controlled turret. It is also still unknown how the special variants such as Recovery, Bridge Layer and Pioneer will work, seeing that all of the products offered are based on the Leopard 2 chassis. The KF-51 Lynx has been chosen to be the new IFV for the A2CS program. It is still unknown in which layout will be acquired. Some rumor talks about a version using the German hull and Italian made turret. These new acquirements will allow the Italian industry to gain know-how on production, but will dilate quite a lot the time of acquirement for the new MBT. Ciao a tutti, oggi parleremo del contratto tra Leonardo e Rheinmetall per l'acquisizione del prossimo IFV e MBT italiano. Dopo il naufragio della negoziazione tra Leonardo e KNDS per il Leopard 2A8, Leonardo ha stretto un accordo con Rheinmetall per l'acquisizione di un nuovo IFV e MBT per l'esercito italiano. La scelta di conseguenza è ricaduta sull'MBT KF-51 Panther, anche se non ha ancora finito il suo ciclo di sviluppo e non è pronto per la produzione. Inoltre non si sa ancora che versione del KF-51 sarà scelta, tra la versione base o quella con torretta remotizzata. Non si sa anche che scelta verrà fatta per le versioni speciali, come la Recupero, Gittaponte e Pioniere, in quanto tutti i prodotti offerti si basano sullo chassis del Leopard 2. Il KF-41 Lynx è stato scelto come nuovo IFV per il programma A2CS. Non si conosce ancora quale sarà il layout finale, in quanto alcuni rumor parlano di un utilizzo dello scafo tedesco e di una torretta italiana. Questa nuova acquisizione permetterà all'industria italiana di guadagnare know-how nella produzione, ma dilaterà di molto il tempo dell'acquisizione del nuovo MBT.